Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti, ovviamente. Oggi vi voglio parlare di un'erbetta della quale ne siete già a conoscenza se siete iscritti alla newsletter sul mio blog, ma se non ne siete a conoscenza, oggi conoscerete il sidr, conosciuto anche come Ziziphus jujuba. È un'erbetta particolarissima, a me piace tantissimo perché è molto versatile, è un'erbetta lavante e purificante sia per la pelle che per i capelli. Ha questo aspetto verdastro, è una polvere dal colore verdastro, è molto molto fine come texture, sembra quasi talco, ed è ottenuta dalle foglie di questo albero da frutto, conosciuto anche come dattero cinese, se non sbaglio sì, e anche come giuggiola. È un polvere che è ottima per sostituire lo shampoo tradizionale, quindi possiamo utilizzarla così come la vedete, aggiungendo solo dell'acqua per lavare i nostri capelli. È veramente un'alternativa naturale e molto delicata, sia per lavare i nostri capelli, ma soprattutto anche per far scaricare meno il colore delle erbe tintorie. E vi dirò di più, aiuta su qualche chioma a fissare il colore del catame dell'indigo. Quindi, se volete lavare i capelli in modo naturale, in modo delicato, e se volete anche fissare le erbe tintorie, dovreste comunque considerare questa erbetta, almeno dargli una chance e provarla sui vostri capelli. Ma vediamo da cosa proviene questa polverina. Praticamente sono le foglie di questo arbusto che vengono essiccate e polverizzate. Perché, insomma, utilizzano le foglie? Perché le foglie sono ricche in saponine, in mucilagini e flavonoidi, in tannini, sono ricche in minerali e anche in tantissime vitamine. Mi piace tantissimo di questa erbetta, come vi dicevo, è che è un'erbetta versatile perché può essere utilizzato non solo come impacco lavante e purificante sulla nostra pelle e sui capelli, ma può essere utilizzato anche come impacco idratante grazie alle mucilagini che sono appunto presenti dentro questa polverina, ma anche come impacco volumizzante, come impacco condizionante. È veramente ottima anche sulle pelli miste o sulle pelli grasse come proprio maschera viso. Ma vediamo come si prepara per poterla utilizzarla sui nostri capelli e poi ne parleremo anche dei benefici, ovviamente. Per un discorso di coerenza anche con il soggetto del video di oggi, ho lavato i capelli prima di fare questo video con la polvere di sidr, proprio per farvi vedere come vengono. Devo dire che a me piacciono tantissimo perché sono veramente, si sentono molto più corposi. Oggi li ho lasciati anche naturali, come sono lisci i miei capelli di loro. E devo dire che mi piace tantissimo. L'ho lasciata praticamente la pastella in posa all'incirca 10 minuti, sia sulle lunghezze che sulla cute, per purificare la cute, e sulle lunghezze per farle idratare un po' dalle mucilagini, ma il tempo di posa può variare veramente da 10 minuti a mezz'ora, dipende dal tempo che avete a disposizione. Come vedete è facile da prepararla perché veramente abbiamo la polvere che bastano, per la mia lunghezza sono bastate 3 cucchiai pieni di polvere ai quali ho aggiunto all'incirca 100 grammi di acqua. Quindi
quindi a tutti gli effetti può sostituire lo shampoo tradizionale. Ovviamente non dovete aspettarvi la schiuma e praticamente la sensazione che avrete è come spalmarsi le erbe tintorie in testa, praticamente è quella la consistenza. Però se voi la distribuite bene, la massaggiate e la distribuite anche sulle lunghezze, vedrete che il risultato è strepitoso. Io avevo i capelli non lavati da 4-5 giorni e vi dico, guardate, questo è il risultato solo con la polvere di Steeder. E devo dire che mi piace tantissimo il volume, ma anche proprio la corposità che mi ha lasciato. Ovvio, sta a voi decidere in base alla tipologia di capelli che avete, se necessitate o meno di distribuire anche del balsamo sulle lunghezze. I miei, essendo lunghi, per poterli pettinare, ho utilizzato anche una noce di balsamo e ho fatto ovviamente anche il risciacquo acido, del quale già vi ho parlato. Se non sapete di cosa parlo, vi lascio comunque il link nell'info box del video. Tornando ai benefici per i capelli, diciamo che quello che più mi piace di questa erbetta curativa è il fatto che li lava in modo davvero delicato, ed è un'erbetta che appunto, quando distribuita sulla cute, svolge anche un'azione purificante, anche è ottima come lavaggio per i capelli grassi, perché aiuta a regolarizzare la produzione di sebo, idrata e condiziona i capelli grazie alle mucilagini che sono presenti, combatte la forfora, promuove la salute del cuoio capelluto, rivitalizza i capelli trattati chimicamente, lascia i capelli vigorosi, rinforzati, soprattutto i capelli che sono sfibrati e fragili. Non come ultima cosa, aiuta a fissare le erbe tintorie. Aiuta a fissare le erbe tintorie sia quando utilizzato come shampoo, quindi utilizzato come alternativa vegetale per lavare i capelli, ma anche come addizionato nel mix tintorio ad un massimo del 10-15% con il Katam, oppure proprio nel mix tintorio Lausonia Katam. Invece della cassia possiamo utilizzare il Cedar, ma come vi dicevo ad un massimo di 10-15% nel mix, perché ha un pH acido e, come sapete, il Katam e l'Indigo amano gli ambienti alcalini, quindi non vanno molto molto d'accordo. Per quanto riguarda invece i benefici per la pelle, è ottima come maschera a viso, lasciata su per al massimo 15 minuti. Perché è ottima? Perché appunto svolge un'azione purificante ed astringente, e già questo ci dice che è ottima come maschera per le peli acneiche, per le peli miste, per le peli grasse, e aiuta anche a combattere la psoriasi e le dermatiti. Io l'amo davvero, perché lenisce il cuoio capelluto, soffrendo di dermatite è veramente una coccola che va assolutamente fatta con costanza, anche perché anche per l'effetto astringente che svolge avendo io un teno misto. Un'unica ultima cosa che ci tengo a dire: è un'erbetta neutra, quindi non ha una molecola tintoria, e si può utilizzare tranquillamente su tutte le tipologie di capelli. Un'unica accortezza dovete però fare nel caso dei capelli biondi molto chiari o biondi decolorati, perché, come sapete, ogni capello è un mondo a sé e reagisce in modo diverso. Quindi, per ovviare a sorprese spiacevoli, mi raccomando, se avete questa tipologia di capello, quindi mi ripeto, capello chiaro, biondo molto chiaro, oppure un capello decolorato, fate un test di prova prima su una cioca, per evitare, insomma, poi dopo una tragedia. Ecco, mi fermo qui e spero di avervi dato un'infarinatura veloce di questa erbetta, di avervi fatto incuriosire abbastanza da volerla provare. Io non posso più farne a meno, la adoro, assieme anche alla farina di ceci, come impacco anche assieme al metti, è veramente un must have. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo tutorial. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like sotto e assolutamente condividetelo con le vostre amiche e con la vostra famiglia. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!